sta facendo capriole. Zagor Camillas sulle montagne di Recuaro. Recuaro mille. Tutto quel tempo e ancora Ruben non si era fatto vedere. Era in difficoltà, aveva dei problemi di tempo. Il tramonto scivola giù e poi torna. Ruben invece si impiastricciava nelle cose. Lo rendeva teso il tempo che si mangiava i suoi pensieri. E così aveva steso corde e reti per catturarlo. Aveva scavato una buca riempiendola di cioccolatini ripieni di piccoli orologi. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Sapeva che non sarebbe servito, ma la tipologia di cioccolato, fondendo il 35%, solitamente attira in maniera irresistibile i concetti astratti. Così si aveva provato anche con il tempo. Con la responsabilità e la pace nel mondo, aveva utilizzato invece semi di carruba avvolti in sfogliatine di iPod, particolari lettori molto piatti, anche se non funzionano. Per il valore della vita e lo spazio, era ancora indeciso sul tipo di esca. Aveva preso il croccare dell'insetto schiacciato steso su un pianoro erboso, oppure fasci di luce di lucciola in andirivieni dall'orbita terrestre all'equatore. Esitava ultimamente Ruben, un po' troppo, pensò Zagor. Si avvicinava la data di consegna. Zagor annusò l'aria ancora una volta, poi scese di corsa in città, in tutte le città. Dopo mesi di allenamento era ormai diventato Zagor 1000 e ne aveva per tutti. Disinformato circa il destino che Ruben si era scelto, pastore di gemelli, autista di risciò sulla neve, cuoco in un chiosco in una rotatoria sulla tangenziale est di Milano, studente di leptologia, ragioniere semplice, ragioniere graduato, Zagor impose deciso la sua agenda. Della tecnologia mi occupo io. Affrontiamo il lato affettivo, parliamo degli aggeggi. Sì, ci stiamo riempiendo di aggeggi. Noi Camilla schermiamo così minimi. Una tastiera, una chitarra, poi il tempo passa, l'auto-organizzazione aumenta, la consapevolezza anche, le cose pure. E così un giorno ci compriamo due aste. È bello essere roba, poi il tempo passa. E poi arriva un lettore CD. E poi Ruben dalla chitarra acustica l'amplifica, l'accordatore a pedale, a pedale! A pedale! A pedale! A pedale! E se ci comprassimo due spie, che per noi sono come Dio? E se ci compriamo un nuovo banco suoni? E poi ci piacerebbe arrivare ai concerti in moto. Compriamo le moto? Il navigatore non lo compreremo mai, ci piace perderci. Posizionarsi geograficamente, entrare in relazione con l'autoctono, farci venire a prendere. Ultimamente siamo molto puntuali, non so perché. È tutto vero! Vero! Gridò scendendo da cavallo Ruben. Tito, Fulvo Stallone belga. Tito, Fulvo Stallone belga, nitriva, come fa il cantante nell'ultimo disco di... O forse erano le... Fatto sta che, sull'echeggiare della parola aggeggio, le montagne si erano divelte e i cardini dell'universo avevano tremato, consapevoli della loro fine. L'aggeggio! Tolte le connessioni energetiche e la causalità effettiva determinata dai meccanismi, leve, cuscinetto, sfera, circuiti, rame, coltan, plastica, tolto tutto ciò, l'oggetto tecnologico è un aggeggio, una cosa che funziona a uno scopo, una cosa bella da dire. Ripeti per ore aggeggio, 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 aggeggio. Uno dei più bei massaggi palatali e mentali insieme che si possono sperimentare. Un oggetto da tenere in mano, con un suo peso, una sua profondità, un odore, un colore, molti colori, una superficie tattile, un aggeggio. Zagor continuò. I Camillas stanno passando dal minimo al minimalismo, mi sa. Il lussureggiante che proviene dalla ripetizione, dall'insistenza, dall'insolenza. Tirare il sasso e salutare con la mano. Molti sassi. Ruben sapeva, però. L'aveva sempre saputo. L'aggeggio porta con sé la maledizione di Caino, l'inventore dell'aggeggio. Caino trasformava le cose del paradiso terrestre in aggeggi e questo di Dio non lo poteva sopportare. Caino faticava oltre le sue possibilità fisiche per modificare i bastoni e renderli appuntiti, curvilinei, sottili, flessibili. Li mescolava con le pietre e le ossa, costruiva capanne in legno. Il mio capanno per gli aggeggi, diceva. E mobili con ampie cassettiere ed ante in mogano. Sudava Caino perché di Dio gli mandò contro l'afa.
tutta intera. Ma lui andava di aggeggio come niente fosse, costruiva aggeggi per estrarre l'acqua, per arare, per dipingere, per sollevarsi in cielo, per avvitare, per svitare, per suonare. Una macchina da aggeggi, sto Caino, e stava sottraendo a Dio i diritti di proprietà sul placido mondo naturale, le proti e fili d'erba, bisonti e linci, onde e volteggiare di corvi. Allora di Dio mandò Abele da Caino, quel fannullone suonapifferi, sempre steso a guardare le pecore, noiose, e lui lì, vestito di panno lenci, che nervoso faceva venire Abele a Caino, ogni volta, con quel tono saccente e no global. Quella mattina poi la fece davvero grossa, disse: che cazzo è? Rivolta ad una scura a doppia lama, perfetta per lavorare tronchi e produrre tavole da surf. La parola "che cazzo è" non va mai pronunciata in presenza di un aggeggio. Se hai davanti un oggetto misterioso nel suo mutismo pratico, allora ci può stare. Ma se lo dici di un aggeggio, stai pitturando di merda l'anima del suo proprietario. E questo Caino non poteva sopportarlo. Telefonò di Dio più volte, ma era sempre occupato. Allora colpì Abele con uno dei suoi aggeggi. Non sai cos'è? Ma almeno lo riesci a sentire. E poi con calma discese sulla terra a continuare il suo lavoro. Maledetto, e come noi è condannato a produrre aggeggi. Di Dio rideva sullo sfondo. Poi riaccese il cellulare canticchiando Smelsa e Teen Spirit. Zagor e Ruben ora erano arrivati uno di fronte all'altro. Fratello, chi sei tu per me? Caino. Anche io. E ballarono insieme per giorni e giorni. Caino. Il disastro. Appoggia un'illusione un po' più in là e concediti un disastro. Regalati una volta e un'altra ancora. Settembre non si ferma. Può solo rallentare. Ci sono troppe esche da dover soddisfare. E poi c'è una corsa a cui puoi partecipare. Ma regalati un disastro, un'altra ancora, se ti piace, lascia stare. Deserti, boschi. Sono posti così belli che vorrei esserci insieme a te. Nei boschi, nei prati, in campagna, sul mare, nei borghi, nelle piazze, nelle mura, negli archi e nei posti che mi manchi. Anche se non so chi sei. Sotto il sole ti intravedo, poi tra le stelle torno a casa. Va tutto bene, sei tornato, sono tornato. Basta l'illusione per restare ad aspettare, per provare a ripartire tra i deserti. Poi scoppio un'altra volta, di domenica da solo, vino rosso d'allegria, e sei splendida e grande. E nei giochi di parola, mi difendi di pazienza, mi ricordo tenerezza nei tuoi dolci sulla tavola. E ti leggo un altro po', mi innamoro tra gli scaffali, nelle stanze in divenire, tra i serpenti e le salite. Tra gli acquari e le posate, aspettandoti per ore. Easy. Solletico da fare, le ginocchia un po' incrociate, e poi non salti nell'umore, nelle musiche da fare, nei campioni, novità, disillusione, nuovi amari da provare per giocarti un altro po'. Caro amico, sopravvivi! Sono giorni un po' stellari. Il prossimo si intitola Nebbia col cane. Vorrei un po' di droga che mi faccia vomitare, che mi faccia inaugurare una concessionaria d'auto, una Torre Eiffel, una roba di coglioni, una radio delle stelle, ma fa un culo, una torta, sicuramente tre cavalli, tra le gambe, ma fa un culo, scegli qualcos'altro, qualcun altro, per sfinirti nella nebbia di cuore. Siamo solo in 100, questo è il suo titolo.
solo in centro nell'appartamento. Siamo tutti quanti leggermente stanchi, non abbiamo voglia di mettere le ciglia. Dentro questa casa abbiamo chiesto scusa. Siamo dei pirati, anche un po' annullati. Anche un po'? Non ho sbagliato. Siamo dei pirati, anche un po' ammalati. Non c'è discussione senza provvigione. Offrimi il caffè. Fatemi da te. Vedi una sedia. Non sto più in piedi. Portami le uova, dammi roba nuova. Scegliami il sorriso da portare in uso. Fa con le chiavi, che con la bistecca. Dentro questa casa abbiamo chiesto scusa. Non ci sono idee su queste per te. Una mossa, ce la faccio mossa. Sento un tradimento dietro un buon intento. Abbiamo anche aspettato e anche un po' pagato. È facile morire, semplice da dire. Ma provare un locale in lungomare. Scegliti i baristi, scegliti gli artisti, leggi le recensioni. Impossibile esplosione. Lui le sa memoria. Cioè qui non c'è niente, stiamo guardando speso con una sta chattando che sta chattando perché sono imbarazzato. Anzi no, anzi sì, quella no, no, vai con no, dico qua, uno di qua. Come una nuvola su questo popolo sente le dediche che non trasmette.